in un primo momento sembrava che nelle nuove norme in materia sanitaria venisse cancellato l'obbligo per i medici di base di indicare nella ricetta il principio attivo del farmaco al posto appunto del farmaco grifato commerciale e che tale obbligo venisse trasformato in una semplice facoltà di farlo. Invece di recente il Parlamento ha deciso che il principio attivo deve restare sulla ricetta, anche se il medico potrà scegliere di affiancarlo con il nome commerciale del prodotto stesso. Il farmacista poi dovrà comunque presentare il farmaco generico, fatta salva la diversa richiesta del cliente. Voi sapete che quando sono chiamato a dare la mia opinione sulle questioni, io sono sempre uno che si schiera e su questa querelle dico apertamente che sono d'accordo sulla obbligatorietà del medico di prescrivere il principio attivo unitamente al nome commerciale del farmaco. Poi sta al cliente chiedere al farmacista ciò che vuole comprare, ciò che desidera. Ma va anche detto, e pochi lo sanno, che moltissimi farmaci equivalenti sono prodotti e sono realizzati nei paesi dell'est asiatico, dove vigono norme diverse da quelle europee e comunque, lasciatemelo dire, poco attendibili a livello internazionale. Inoltre c'è un'altra situazione poco conosciuta che però mi lascia molto perplesso. Dovete sapere che il Ministero della Salute ritiene che l'azione terapeutica di un farmaco generico è accettabile anche con l'80% della bioequivalenza del principio attivo. E poi c'è la questione degli eccipienti che nel farmaco equivalente sono diversi e più economici da quello del farmaco originale, da cui sorge spontanea la mia domanda: se vi siano per esempio sostanze allergiche e se queste interferiscono con il principio attivo stesso. L'avvento sul mercato di questi farmaci equivalenti è avvenuto da qualche anno solo per venire incontro economicamente alle persone malate e bisognose di farmaci e non certo per migliorare le terapie. Le case farmaceutiche di conseguenza hanno perduto notevoli fette di mercato e, fatto ancora più grave, hanno sottratto, venendo meno appunto le entrate, hanno sottratto risorse alla ricerca scientifica. Pensate quanto sono sciocchi spesso gli uomini che prendono queste decisioni. Bastava abbassare il prezzo dei farmaci tradizionali di un 20-30% e il problema non ci sarebbe stato. Questo è un altro dei tanti casi in cui l'accaparramento del profitto sconfigge l'equilibrio della saggezza. Ma buonanotte.